Com'è andata questa settimana, visto che negli ultimi appuntamenti ci ha sempre tranquillizzato tutti dicendo che aveva visto delle belle settimane. Se ci può dire la formazione e come stanno Brosco e Pellacani. Grazie. Sì, i ragazzi stanno benissimo. Abbiamo fatto un test per vedere, un test, lo facciamo sempre prima durante la settimana. E quindi il nostro test a fine allenamento è un 400, un 200, un 100 e tutte le volte devono battere il record, no? Abbassare il tempo e non è, quando lo fanno poi lo fanno con i recuperi incompleti e quindi i recuperi incompleti vuol dire che dopo un 400, dopo 45 secondi ripartono per fare un 200 e dopo 30 secondi ripartono per fare un 100. Quindi questo è il test, un test lattacido molto importante. E questo test ogni volta lo migliorano, no? E quindi quando migliorano questi parametri vuol dire che la salute c'è, vuol dire che tutti si impegnano, vuol dire che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo con voglia, perché quando fai questo tipo di test, se ci sono dei problemi non puoi migliorare se non c'è il lavoro e non c'è soprattutto la testa. Quindi cosa gli devo dire? Devo dire che sono dei ragazzi fantastici, che sono dei ragazzi che hanno creato un gruppo importante e soprattutto, come ho già detto altre volte, bisogna ringraziare Zeman perché se questi ragazzi riescono a fare questi carichi di lavoro con questa grande intensità è perché loro hanno avuto in questi anni un allenatore, ma più che un allenatore hanno avuto un maestro che oltre a inculcargli la cultura del lavoro, gli ha inculcato soprattutto la capacità di allenarsi con dei principi importanti e quindi, come ti ripeto, io ho avuto la fortuna di venire in un posto fantastico, ma anche la fortuna di aver avuto alle mie spalle un maestro come Zeman che mi ha dato la possibilità di allenare dei ragazzi che sono meravigliosi. In qualsiasi tipo di lavoro che tu gli proponi, loro non gli fa paura a niente. Quindi questa è la lettura. Poi i ragazzi hanno recuperato tutti. L'unico che ha avuto un contrattempo ieri è stato Bentivegna, ma ha avuto un problema al costato, senza aver nessun contrasto, mentre andava a fare un cross, ha sentito una fitta al costato e aveva una contrattura addominale e quindi ha interrotto anzitempo l'allenamento e vediamo oggi come sta. La formazione ci può dire qualcosa? Te l'ho No, detto. Bentivegna se pensa E che non lo so, oggi devo vedere se ha un problema, non gioca sicuro. l'alternativa è Merola o Ferraris? No, vedi, non ti faccio pretattica, è Ferraris. Se Bentivegna non ce la fa, anche perché Merola non c'è ancora i 90 minuti. Poi Merola, quando sarà in grado di disputare una partita intera, credo che nessuno lo possa mettere in dubbio per quello che ha dimostrato e per quello che poi dimostrerà, perché insomma è un valore aggiunto. Guarda, sono stato 3 settimane e sono stato 3 settimane anche lì in un posto che tutti gli allenatori desiderano, perché anche il Perugia è una società che c'è una storia, è una società che sta in Serie A, è una favola bellissima, quella di Soglier, Vannini, e stesso Castagnier che li ha portati giocando un campionato senza mai perdere in Serie A. Quindi sono quei posti che dove uno va spera di far bene. Io ho fatto 3 settimane, ho fatto male e devo fare solamente una cosa, chiedere scusa ai tifosi, chiedere scusa alla società, non chiedo scusa ai giocatori perché una parte di loro era composta da persone superficiali che poi quando io mi sono dimesso, che me ne sono andato, la partita dopo loro hanno vinto a Reggio Calabria e molti di loro esultavano cercando, non cercando, prendendomi in giro, e quindi sono persone che per me non valgono niente. Chiedo scusa ai tifosi, alla società, che all'epoca c'era l'ex presidente Santopadre, che sono stati con me, sia la società che i tifosi, non posso dire niente, devo solo chiedere scusa. A chi non chiedo scusa sono i giocatori di quella squadra, perché era una banda di superficiali che non conosceva tante regole, ma però metto il punto, non voglio andare avanti perché non mi devo giustificare, devo solo chiedere scusa. Ma non me ne frega, io penso ora a Pescara, io parlo chiaro, non sto a fare giri di parole, non
non ho rivalsa, non sono uno che porta rancore, non, per me fece, punto, devo chiedere scusa, non posso far altro. Scusa a chi lo merita, c'è motivo, ve l'ho spiegato perché. Ma noi il nostro parametro siamo noi stessi, no? Quando prima vi ho detto il test da un punto di vista fisico è un test che è basato su noi stessi, non è basato sugli avversari. Però se gli avversari lo facciano ancora meglio rispetto a noi, ma non ci deve interessare. Ci interessa un dato che appartiene a noi e dobbiamo cercare di migliorarlo. Ti ho detto, io alleno un gruppo di persone fantastiche, perché hanno coscienza di cosa vuol dire essere un gruppo. Non ci sono il malcontento oppure quello che esterna, come ti posso dire, espressioni negative che possono andare ad intaccare l'entusiasmo che noi abbiamo creato. E quindi durante la settimana ognuno di loro sa che per avere la possibilità di giocare deve andare più forte del compagno. Ma questa non deve essere una rivalità, ma una competizione per alzare il livello dei nostri allenamenti, per diventare più bravi. Quindi ti ripeto, io sono sereno, sono fiducioso. Qualsiasi cosa accada, che non mi faccio condizionare dal risultato, devo dire grazie a questi ragazzi perché sono fantastici. È un piacere stare in mezzo a loro. Anche quando parli senti che ti ascoltano non con le orecchie, ma ti ascoltano con il cuore, ti ascoltano con la voglia di sapere quello che noi diciamo, che è un obiettivo per migliorarci. Queste sono sensazioni, come ti ripeto, che dici, caspita, vedi che ci sono momenti duri, però quando trovi queste situazioni, e come ho detto prima, siccome non voglio passare per quello che ha la bacchetta magica, perché qui c'è stato Zeman, e Zeman ha creato in questa squadra questo tipo di cultura, questo modo anche di far calcio, perché la squadra è una squadra che vuol giocare in attacco, è una squadra che vuole aggredire, è una squadra che cerca di verticalizzare, sono tutte cose che gliela trasmesse il maestro, quindi era lui. Io ho cercato di riprendere questa strada. Qui bisogna analizzare bene, no? Quello che tu mi dici, che noi abbiamo fatto due trasferte e abbiamo fatto Terni e Rimini. E a Rimini abbiamo sofferto, cioè, dopo il secondo tempo siamo venuti fuori, però non è che a Rimini... siamo stati fortunati perché potevamo prenderlo il gol. In casa abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e abbiamo preso un gol a 60 secondi alla fine, il secondo gol della Torres. Quindi sono due episodi, uno all'inizio e uno alla fine, che fanno parte del calcio. Quindi non è che la squadra in casa, sicuramente prima della vittoria contro la Pianese, io percepivo che c'era questo fatto di quando giocavamo in casa di sentire una pressione che metteva maggior responsabilità rispetto a quello che loro dovevano avere. E difatti con la Torres ti ripeto, il primo a sbagliare sono stato io, perché ho fatto un cambio che il dio del calcio non me l'ha perdonato, perché non si può a un minuto alla fine fare un cambio. Ma ti ripeto, io non l'ho fatto per fare l'ostruzionismo perché c'era la punizione, ma l'ho fatto, cioè, contro, quindi neanche a favore, quindi, perché è normale che un cambio c'è sempre quando c'è l'interruzione di gioco, no? Non è che interrompi il gioco, però non eravamo in attacco, eravamo in difesa, e è un errore che non mi perdono, perché in quel momento lì il nostro atteggiamento è diventato, anche se mancava un minuto, tutto difensivo, e guarda caso poi abbiamo preso gol. Invece se io non faccio il cambio sono sicuro che non avremmo mai preso quel gol. Però al di là di questo, che sono le analisi che abbiamo fatto sui dati, no? Su cose oggettive, come ti ripeto, la squadra non, se va avanti così non posso dire niente, perché poi alcuni di voi, vedo lui, vedo te che vengono agli allenamenti, riescono a vedere l'impegno, ma soprattutto l'intensità che mettono nel fare le cose. Quindi non è che vi racconto delle cose fantasiose, racconto la realtà, quindi devo dire solamente grazie a loro e a Zeman. Queste sono le cose principali, e soprattutto alla società che mi ha dato ha scelto me come persona che poteva proseguire quel tipo di lavoro.
Siccome il nostro paese è un paese che ha tanti problemi e le persone stanno male, e l'unica maniera per avere conforto è sperare che gli altri stiano male, in maniera che quando tu vedi uno che sta male dici sto male io ma sta male anche te, cioè non c'è, è una forma stupida, ma è quella lì, quella forma che porta all'invidia, alle gelosie, a mettere i pettegolezzi, e io cerco di non far parte di questo gruppo di persone. Io guardo la realtà, vivo la realtà e riconosco i meriti, come ho riconosciuto, come ho detto prima parlando del Perugia, senza fare tanti giri di parole, ho chiesto scusa ai tifosi, ho chiesto scusa alla società, non ho chiesto scusa ai giocatori per questa superficialità che avevano, che hanno comportato, perché voglio dire, prendere in giro uno che si dimette, che lascia i soldi, per il rispetto che avevo verso me stesso e verso la storia del Perugia, perché non meritavano in quel momento lì un allenatore come me che non era in grado di aiutarli, e quindi per la loro storia era giusto che io mi facessi da parte. E quindi nella vita bisogna riconoscere, no? Quali sono i tuoi demeriti e quali sono i meriti degli altri. Non è da tutti, mister, quindi complimenti per questo. Ti ringrazio. Pescara Perugia. Scusami. Del Perugia ho detto questo, non voglio più entrare in meriti, chi gioca, chi non gioca, cosa manca, cioè non mi piace parlare degli avversari, non del Perugia ma di qualsiasi avversario, come ho detto altre volte, io penso alla mia squadra e basta. Era doveroso che ti parlassi perché sono stato un ex, per modo di dire, perché sono stato tre partite ma sono sempre un ex, quindi era doveroso fare chiarezza su questa cosa. Il Perugia, il Pescara, tutti e due iniziano con la P, vedi? Allora il Pescara deve crescere, non può accontentarsi di quello che siamo. Se ci accontentiamo abbiamo finito. Noi la crescita deve essere sempre esponenziale, neanche progressiva ma esponenziale, perché come sono cresciuti tutti questi ragazzi da ritiro ad oggi, di qui arrivare a maggio devono fare ancora di più, perché il Pescara sogna in grande e diventare un sogno grande, devi diventare anche tu uno che fa delle cose straordinarie, quindi non ti puoi accontentare. Due considerazioni faccio io, mister. La prima proprio su questa crescita, rispetto a Palena e rispetto a quella prima conferenza, che se non ricordo male era prima di Pescara Pineto, la Coppa Italia, le aveva detto vedo tante incertezze, oggi si parla con tutt'altri toni. Qual è stata la chiave? Al di là del passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, di questa grande crescita esponenziale che c'è stata, e cosa può dare in più dal punto di vista tecnico il rientro di Vergani? Grazie. Ma dal punto di vista proprio dalla realtà, quel cambio di modulo non è stato solo un cambio di modulo da un punto di vista tattico, ma è stato anche un cambio di modulo che nella testa dei giocatori ha creato una grande fiducia, ha creato grande autostima, quindi non è tanto il cambio del modulo quanto la consapevolezza che loro in quella maniera sarebbero stati più utili, sarebbero stati più bravi, quindi questo è stato fondamentale. E Vergani, le partite che ha giocato sia a Terni che con la Torres, ha dimostrato un cuore grandissimo, un giocatore straordinario, gli è mancato il gol, speriamo che con quelle prestazioni, siccome gioca l'attacco, riesca anche a far gol, perché sarebbe il massimo, dai, sarebbe una gratificazione per lui e per tutti noi. Ma lui ha dimostrato che lo può fare, perché lui è un jolly, quindi è un jolly offensivo, può giocare in tutti i ruoli. Lui il suo modo di pensare lo porta a essere più uno che gioca dietro alla punta, quindi giocare dietro all'attaccante sarebbe stato per lui il massimo, perché ha sempre giocato in quel ruolo, però la realtà di Pescara dice che lui può far vedere sia a destra che a sinistra che centralmente, e lui è il primo che capisce che è così, che non si deve legare a vincolare a un ruolo. Lui è bravo e può giocare in tutto il fronte offensivo, perché vede la porta, sa calciare, sente, legge la situazione come si sviluppa, quindi può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Fortuna nostra, per fortuna nostra. Io sono
uno del popolo. Io se esco vado al bar, sono uno uguale a quello che ha 80 anni come quello che ha 20 anni, sono uno che se mi parla del Pescara parlo del Pescara, non sono uno che tengo le distanze o mi sento un allenatore, mi sento una persona che ha la fortuna di fare questo mestiere e la fortuna di allenare una squadra importante come il Pescara, quindi vivo la quotidianità come la vivono tutti, ma non sono uno che fa i proclami. Non sono io quello che devo, io devo portare la gente allo stadio perché devo creare una credibilità. Io quando parlo dei miei sogni parlo di me stesso, parlo di quello che io voglio trasmettere ai miei giocatori. Poi, come abbiamo già detto altre volte, sai, no, che ti pigliano in giro, ma cioè, tutte cose non mi interessano. Quindi io non mi vado a fare, venite, cioè, ma il pubblico secondo te non lo sa che se vengono in 20.000 è una festa e la squadra ha un vantaggio. Non devo essere io a dire di fare queste cose. Io sono uno che devo pensare a allenare e a metterci la faccia sempre nel bene e nel male, sperando che qui questa favola iniziata bene e finisca bene, ma il percorso nessuno lo sa. L'unica cosa che noi possiamo sapere è che dobbiamo lavorare, che noi oggi andiamo al campo e dobbiamo rifocalizzare tutte le nostre idee sulla partita di domani sera e cercare con queste idee di far esprimere al meglio la nostra squadra. Ecco, altre robe non sono il tipo di... Certo, sappiamo tutti che il sogno è vedere lo stadio pieno, no? Quindi, però dipende da noi, non dipende dai proclami, dipende da come tu ti esprimi, da come la gente si sente orgogliosa nel vedere la squadra della propria città che riesce a darti soddisfazione, dai. No, l'unica cosa strana è che giochiamo giovedì a Chiavari e noi mercoledì siamo costretti a viaggiare, perché se io mercoledì mi alleno, o mi alleno qui, o mi alleno durante il tragitto, io perdo del tempo. Cioè io devo recuperare di qui alla partita di giovedì, quindi l'unica cosa che possiamo fare noi è occupare martedì nel cercare di lavorare sulla fatica che abbiamo fatto la sera, e quindi faremo la mattina, andremo tutti in piscina, andremo a fare un'ora e mezza di piscina, andremo tutti lì a cercare di recuperare energie, il pomeriggio faremo la tattica, faremo le situazioni come fosse sabato, come fosse la vigilia, e prepariamo la partita, e poi lunedì, mercoledì dobbiamo stare solamente, anche se non si recupera, magari fisicamente recuperi perché non fai niente, però mentalmente un viaggio ha uno stress, dobbiamo viaggiare, come già abbiamo stabilito partiremo alle 9, a l'una mangeremo vicino, come si chiama, l'uscita dopo Perugia che è Siena, bravo, ci fermeremo a Siena Bettolle e poi da lì, dopo pranzo, verso le 2 andremo, arriveremo a Chiavari alle 6 del pomeriggio e ci riposeremo. Ecco, l'unica cosa particolare è quella. E poi è il ritorno, perché il ritorno arriveremo alle 7 la mattina a Pescara, viaggeremo tutta la notte e quindi venerdì saremo liberi, riprenderemo sempre con la piscina, col doppio allenamento del sabato, e domenica e lunedì giochiamo col Carpi, però abbiamo un giorno in più per poter preparare la partita, che abbiamo sabato e abbiamo domenica. L'unico. E quindi noi speriamo, con il tempo così limitato, di mettere a fuoco quelle situazioni, però ci interessa ora il Perugia e dobbiamo pensare solo al Perugia, sconta solo quella lì, poi il resto ve l'ho detto, così lo sapete in anticipo come ci si comporta, no? Ma forse il collega vuole dire è un banco di prova importante. Aspetta, è un banco di prova importante perché bisogna essere bravi poi anche a saper recuperare, quindi noi abbiamo fra noi tutto, io col mio staff abbiamo ragionato quali sono le cose migliori per recuperare, e fare il doppio allenamento non vuol dire essere stanchi, perché se tu la mattina fai piscina e il pomeriggio ti alleni, tu nel pomeriggio sei più riposato, se invece tu la mattina dormi e poi vai al campo non ce la fai. I giocatori, perché siccome l'altro giorno abbiamo fatto sulla piscina olimpionica, e mentre nelle altre piscine quando andavamo al mare l'acqua era alta, mi sembra 1,60 m, e quindi quando finivi la vasca stavi in piedi, recuperavi, invece lì è più alta, sembra che siano 2 metri,
E allora quando arrivi devi sempre, devi stare per galleggiare, ti devi sempre muovere. Infatti mi ha detto, abbiamo fatto più fatica, però il pomeriggio quando siamo andati a campo e tutti mi riscontravano, mi dicevano, caspita, è vero, mi sento pronto per allenarmi, no? E quindi facciamo delle cose normali che ci aiutano. Il problema è occupare il tempo nella maniera intelligente, perché poi se occupiamo il tempo nel cercare le scuse non si migliora, dai. Mister, una cosa flash solo per capire, diciamo, come lavora. In settimana è così e lei il turnover lo prende in considerazione? Sì, sì. Sì, perché la squadra nostra è fatta di tanti ragazzi bravi, di giocatori che sono disponibili. Cerchiamo durante l'allenamento di vedere, come ti ho detto prima, non c'è mica dei segreti. Se Ventimiglia ha un problema al costato, non capisco perché bisogna imbuttirlo di medicinali per far cosa. Abbiamo un altro ragazzo fortissimo, gioca lui, e speriamo che stasera si alleni Ventimiglia, eh? Però stiamo facendo l'avvocato del diavolo, nel senso mettere, e quindi ha il tempo di recuperare, di fare le sue cose, no?